4 gennaio 1948. La Birmania conquista l'indipendenza. Circondato su tre lati da montagne e sul quarto dal mare, il Myanmar, come lo conosciamo oggi, è sempre stato un po' isolato. Le sue culture e i suoi popoli sono rimasti distinti, nonostante le numerose influenze indiane e nonostante la sua affinità con altri paesi del sud-est asiatico. Nel 1885 l'impero britannico conquistò anche l'ultima provincia indipendente di quello che allora era chiamato Burma. L'impatto del nuovo dominio su questo paese si rivelò disastroso. La distruzione della monarchia e del monachesimo, i due pilastri della società birmana, fu un aspetto particolarmente odioso e devastante del periodo coloniale. Ma una minoranza non volle piegarsi e scatenò la guerriglia contro l'esercito d'occupazione che reagì ricorrendo ad atrocità ed esecuzioni di massa. Tornata a una relativa pace, restavano i problemi della sopravvivenza. L'autosufficienza alimentare, sacrificata alla logica commerciale del colonialismo occidentale, divenne un ricordo. Soltanto molti decenni e molti sacrifici dopo, con i nuovi equilibri dettati dal secondo conflitto mondiale, gli inglesi accettarono l'indipendenza del paese e dei suoi cittadini. Redatta la nuova Costituzione, il 4 gennaio 1948 la Birmania divenne una repubblica sovrana e indipendente, con capitale Rangoon.